Ehi, ciao a tutti ragazzi, qui Peppe che vi parla, benvenuti qui oggi in questo nuovo video speciale di Halloween. E dove se non su Halo 4? Bene, in particolare siamo nella modalità della settimana e quest'oggi faremo ben due modalità. Smashing Pumpkins, quello che è, e poi magari trovandola, solo che al momento non la trovo. Dove cacchio sta? Comunque, diciamo, conquista la bandiera, classico dovrebbe essere, ma non so se si trova in mezzo a conquista la bandiera oppure, vabbè, ci pentiamo dopo. Intanto facciamo Smashing Pumpkins. Intanto aspettate, questo qui sembra il profilo di mio cugino, che ringrazio, ma quando ne so lui utilizzava questo, ok, sfrontato. Ok, allora, bene, allora in cosa consiste Smashing Pumpkins? Beh, è una modalità messa appositamente per i due giorni, quindi oggi e domani, anzi, o per meglio dire, ieri e oggi, in cui, diciamo, due tipi di zucca si affrontano. Le zucche normali, cioè diciamo buone, mature, e le zucche acerbe. Allora, le zucche normali sono coloro, anzi, la zucca normale è, diciamo, il giocatore che si appropria del teschio, mentre diciamo le zucche acerbe sono i giocatori che si devono impossessare del teschio. Bene, è una modalità, diciamo, vista e rivista, cioè un oddball normale, solo che appunto essendoci questa cosa della zucca matura, non matura, rende tutto molto più, insomma, molto più figo, ecco. Ok, i giocatori li abbiamo trovati tutti, è una specie di tutti contro tutti e niente. Oh, io, vabbè, qualsiasi mappa va bene. Solas di nuovo, mi pare l'ultima volta era su Solas, sì, di nuovo. Ah no, Simplex, ok. No, comunque, cioè, comunque vedremo due modalità. Solo che ancora non ho capito, Neutral Flag, cioè bandiera neutrale, il conquista la bandiera classico, dove si trova. Perché se è in mezzo conquista la bandiera, boh. Mi hanno chiesto di farlo vedere, però non so. Perché magari poi non possiamo, non, cioè ci può essere gente che non lo vota, insomma, non si sa se è questo. Quindi nulla, ora speriamo bene, speriamo di vincere, o perlomeno di fare qualcosa. Ok, ah, è vero che eravamo con solo martello gravitazionale, ok, e si correva con il... Ah, ma io pensavo... Ah, è giusto. Cioè, si è sempre tutti contro tutti, però non è che... Il problema è che io adesso non so come sono combinato. Ah, fra i due litiganti. Oddio, pure questo arancione è molto figo. Aiuto. 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 Oddio. Ah. Sto cacchio. Oddio, che volo. Che volo. Oddio. Però figata, dai. Una figata questa modalità. Ok. Però se fa uccisioni con il martello non mi dà. Vieni qua. Guardalo come... Ah. Ah. Oddio, come rimbalzo. No, non ci sono riuscito. Ecco, qua l'unica cosa è lanciare il teschio proprio fuori per fare qualcosa. Perché altrimenti... Oddio. Oddio, è una figata però. Però, ecco, allora, molti mi hanno detto, cioè, dicono che comunque queste modalità che stanno inserendo sono, cioè, per divertimento, non tanto, tipo, diciamo, per i fan accaniti del... Oddio. Ah, addio. Non tanto per i fan, diciamo, che amano la competizione. Perché? Perché Halo 4 non viene assolutamente visto come un gioco, diciamo... Come hanno fatto a rimbalzare che ancora tu mi dovevi dare il colpo? È un po' un gripball libero, diciamo così. Comunque, dicevo, insomma, Halo 4 non viene visto come un gioco di mi manca il termine al momento, non mi viene. Diciamo un gioco di strategia, nel senso... Oh, però siete invisibili, cos'è? Cioè, un gioco... Vabbè, non mi viene la parola, comunque mi avete capito. Non è un gioco... in cui è la, cioè, tipo da MLG, ecco, da giocatori di MLG.
Ma più che altro è un, cioè viene considerato come un gioco da giocare così per divertirsi, e quindi ecco che oddio, no, ho fatto la cavolata. Comunque, quindi per questo 343 preferisce mettere modalità più, insomma, così per divertirsi, piuttosto che modalità per, non so di mi ha raggiunto, piuttosto che modalità, insomma, cazzeggio, cioè piuttosto che modalità, insomma, mi avete capito di cosa. Però questi tipi che non muoiono non va proprio bene, che io gli tiro martellate. Perché non morite? Madonna mia. Mi fate salire l'odio. Dovete morire. Ti pareva, ci siamo ammazzati insieme e teschio, dove è andato a finire? Qua. E la gente se lo porta via. Giusto anche. Ah! Sì, vabbè, ma è pieno di lag però questa modalità, perché io proprio gliel'ho tirato il pugno. Vabbè. Ok. Sì, vabbè, ma cos'è? Cioè, vabbè, è proprio, sembra un Grickball versione libera. Proprio, né più né meno. Boh, però proprio sto tipo, cioè, riesce ad avere sempre il teschio. Ora è un altro, vabbè. Però dico, il tipo che primo riesce ad avere sempre il teschio, poi la gente rimbalza, non muore. Ah, vabbè, perlomeno io sono rimbalzato all'estremo. Yes. Ah. Sì, vabbè, ma proprio io appena tiro il pugno muoio. Però se lo tiro io, cioè quando è il contrario, però loro mi ammazzo. Va bene. Guardate quanta gente che si dà ammazzate. Grazie. Non sto cacchio. No. Sto cacchio. Però, vabbè. Forse mi dà assistenza, ecco, infatti. Eccola qui. Appena chiamata. Ah, proprio sei andata da tutt'altra parte, oddio. Dio mio. Oddio, è un casino questa modalità, un casino. Però perlomeno. Questo qui rimbalza, perlomeno è divertente. No, ma dov'era? Terzo, ma come terzo? Pure. Va bene, terzo posto. Ce la siamo giocata, dai. Comunque non è stato assolutamente male. Ora vediamo per neutral flag, ma credo proprio che non essendoci preferisco non rischiare. Quindi niente, ragazzi, questo qui era la modalità della settimana speciale Halloween su Smashing Pumpkins, le zucche mature contro le zucche acerbe. Quindi nulla, ragazzi. Poi c'era anche il rimbalzo fucina community, ma a parte esserci, insomma, mappe della fucina, non è che c'è tutto sto coso. C'è tutto questo cambiamento rispetto al rimbalzo, che comunque rimbalzo nemmeno l'ho trattato nel canale, però vabbè. Poi su 8 conquista, insomma, io quello lì non la trovo proprio neutra affetto. Quindi starà in conquista la bandiera, però preferisco non rischiare, magari entrare in una partita in cui non lo è. Magari prossima settimana, magari ci potrei fare un pensierino per chi me l'ha chiesto, questa roba della bandiera neutrale, ecco. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a rilasciare un bel mi gusta e nulla, ci sentiamo con un prossimo video. Ciao ciao!